Bentornati sul mio canale YouTube. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi perché qua ne stanno succedendo delle bellissime. Oggi andiamo al supermercato. Io direi quasi centro commerciale perché è enorme, dove troveremo qualsiasi cosa che c'è in Italia. Sto aspettando la mia vicina di casa, Megan, che ormai è la mia compagna di viaggi in tutto. La rivedrete anche nel prossimo vlog che vi farò. Sento che Megan ha chiuso la sua porta e sta scendendo. She's Megan! I'm back in the world again. She's my neighbor and I love her so much. You're gonna see her more and more often in my vlogs, videos and everything. You ready, girl? I'm so ready. Okay. I know I needed that. Hey, look at all the Siamo in taxi che stiamo andando al supermercato. Io sono stracasata perché da quando sono in Ghana finalmente riesco a stare nella parte posteriore di una macchina. Solitamente stavo sempre davanti in Italia perché soffrivo di macchina, claustrofobia e quant'altro. Da quando sono in Ghana non soffro più di nulla e questo è veramente wow. What are you saying? I'm saying a lot of things. You said that I told you that I'm claustrophobic. I used not to sit at the back of cars. That's what I'm explaining to them. Right. So yeah, faremo anche dei video in inglese e italiano perché sennò qua non usciamo. Listen, when you go on my podcast, you're gonna have to talk. She's gonna have to speak English. Hopefully, I'll learn tree by us being together. Yeah, but thing, when you go, remember I was like, if you come on the podcast, you were like, am I gonna have to speak English? And yes, you are. Okay, all right. Next challenge: speaking in English on Megan's podcast. Get ready for it. Okay, he's our gold driver. Yeah. And you said you're from where? Central region. Okay, I'm from Central region too. My mom is from Remai Sukuma. Oh, okay. You know that place? Yeah, I know that. Really? I've never been there. I'll find time and I will take you there. Really? Yes. Megan, he's taking us to Remai Sukuma. This girl, she can talk to anyone. Like, I feel shy to talk, but she like just get in and say, hey. All right, so this is the Malcolm. Whoa, this place is very big. Allora, abbiamo appena avuto una discussione con un tizio che voleva vendere delle calze a Megan. Queste calze praticamente gliele stava vendendo al doppio, ma abbiamo la fortuna che io parlo la lingua locale. Quindi ho subito messo al suo posto sto tizio e gli ho detto, ascolta, se ce la vendi a 5, ok, a 10 te la fichi super lì. Questo mi stava per insultare, perché sostanzialmente aveva trovato la persona da truffare, tra virgolette, no? Perché qua quando vedono che non sei del posto, e non ci mettono niente a rincarare i prezzi, cioè boh. Poi ti puoi vestire in qualsiasi modo tu voglia, ma loro lo annusano da lontano che non sei del posto. Poi uso il termine loro perché fondamentalmente siamo degli stranieri per i ghanesi qui, anche se in realtà ho passaporto ghanese, lo sapete, no, che non ho la cittadinanza italiana e non c'è bisogno che vi racconto. Forse c'è bisogno che vi racconto tutta la storia. Should we get a car? Yeah, what? Ah, yeah. Ditemi, siamo a fare la spesa in Ghana? No. Anche se c'è tutto, vi dico che non amo fare la spesa perché... Non so, mi sento sempre un pochino a disagio, voglio sempre ritornare un po' a casa nella mia safe space. Qui c'è un botto di roba. Where are you going?
What? Perché sostanzialmente trovi quasi tutto quello che c'è all'estero anche. Questo hanno un occhio della testa, però è l'unico posto in cui possiamo andare per trovarli, quindi cosa facciamo? Abbiamo trovato Megan che era sparita. Megan, what are you looking for? Mi ha detto qualcosa ma non ho capito nulla. Ah, vi faccio vedere una pubblicità molto bella. Questa qui che mi piace un sacco. Ah. Rappresentazione, presentation matters, yes, really. Dark skin, trucco bello, capelli fatti bene, folti. We're going to get something else first. I'm gonna get the pancakes. Okay, let's go. I'm coming with you because I finished. Is it not written on it? Yeah. Sheet. It's interesting because living here, I didn't realize that sometimes when you buy sheets, it only comes with the stretchy part. So you have really? To buy the top part separately. So I thought I was buying sheets the other day. Really? It was only the stretchy part and two pillowcases. Meaning no, I need in Italy, we usually have the full set. I just don't know how to know what. Allora, praticamente Megan stava dicendo che si è resa conto che quando si acquistano qui praticamente dei copriletto e quant'altro, spesso non c'è tipo, c'è quello che usi per coprire il materasso, ma non c'è quello che usi per coprirti. E quindi magari andava a casa convinta di aver comprato, fatto l'affare della situa, invece no, mancava un pezzo. Tutto il Malcolm. How much stuff did you buy? Well, I have fruits and milk. La differenza tra due carrelli. Io sono minimalista, quindi non mi. No, I was comparing like your car with mine. I was like, I'm minimalist, so. I just put the essential things that I need. Now get the other things from the locals. No, the lady has it. I'm gonna buy it.
Maybe I won't get all of the fruit I planted to get. What? I said, maybe I won't get all of the fruit I planted to get. I'll go to the lady and the next time I will tell you if I'm gonna find them. I know it's awkward for them to see us filming, but it's normal for us. So we made it. Yeah, we went grocery shopping today. Actually, we just got the basics. The basics, which was almost 300, more than 300 Ghana. And my basics was 86, 700. But everything I buy is healthy. So if I'm gonna buy nuts, definitely. And all those things, there's a cost that comes with it. I could buy cheap snacks and my health, I'd eventually pay for my health. So I save money in the long run. Exactly. Guys, so this, you didn't ask me, but I feel like I want to talk about some of the things that stress me out about Ghana. Thank you. There's so much dust everywhere that when a car comes through, it's constantly dust on your face. Look at my skin. This doesn't happen in any other country, but the dust particles on the face. Allora, Megan si è persa. No, non è vero. È andata dentro quel posto lì che vuole andare a vedere il caffè. Adesso è arrivato il nostro taxi. Sta caricando la roba. Ok, guys, so we have a coffee. Croissant. La marmellata, non piace la marmellata. Comunque c'era un tassista carino. Qua sono tutti carini. No, tutti no. You went to Italy? Yeah. No, we have to do a new video for that. Okay. Ha detto che ha una storia perché è stata in Italia una volta. Gli ho detto. Hold on. I went to a club and a guy called me Beyonce. I think he thinks all black people must, you know, they're just like, oh, she's black, whatever. E ce ne torniamo a casa.